Dobbiamo fare questo, che è il pezzo più grande, che sta più a terra e pure quell'altro. Non lo so se all'inizio di settembre riuscirà ad alzarlo. Ma questo l'hanno buttato a terra come? L'hanno tagliato con le scissorie, vedi? Vedi? Tagliate. Il vigneto è carico, pesante. Tutto questo, allora, è tutto azzerato, questo vigneto? Sì, questi sono 5 ettari, appezzamento di 10 ettari, però 5 ettari, questi qua abbondanti, sono tutti adatti giù per terra. In poche parole si sono proprio divertiti, in che senso? Perché hanno fatto altri sfregi del genere, però non sono andati a terra. Però questo qua, essendo che adesso lui è quasi va in maturazione, in poche parole è andato giù contemporaneamente, durante la notte, come penso io, perché è impossibile che la mattina stava già tutto per terra. Ma questo è accaduto? Come veniva? È accaduto quando questa? Mercoledì notte, dopo della pioggia, verso l'una, una e mezza, nelle due, non lo so, perché si vedevano le ombre per terra che sul bagnato non ha piovuto tanto e si vedeva che aveva già tirato l'acqua, per cui la forma della scarpa non era molto accentuata. Capito? E questa è stata di notte. Quindi è un fatto doloso. Diciamo. Sì. Per cui io non lo so, perché qui sta diventando una cosa critica, non ho avuto né avvertimento, niente, di nessun genere, non lo so il motivo per cui. Poi è venuta la comanda della polizia, che ho fatto. Io ho denunciato 3 volte, non è che la prima volta, senza sapere come e come quando. E poi questa qua è la terza volta che proprio il disastro. Non so come. Poi dopo non ti dico i latrocini che ci sono in zona. Metti un filtro per l'irrigazione e se non stai qua e te lo portano via. Abbiamo messo nei pomodori una pompa di oltre 2.000 euro, l'abbiamo messa e se la sono portati via. E qua sta diventando impossibile. Il tema della sicurezza è un tema oramai fondamentale, perché senza questo non si può proprio procedere più. Niente, insomma, se vedi dentro è uno sfregio vero e proprio, non ti dico. Ma questa parte qua l'abbiamo riuscita ad alzare in 5 giorni, 15-16 persone. Sperando che la fine il macello che ci sta per sotto, però quello che riusciamo a fare, però non lo so fino alla fine, restando 15-20 giorni per terra, che cosa succede su quello, se riuscire a recuperare quanti ettari sono in tutto? Sono 10 ettari, però oltre di più di una metà, 5 ettari abbondanti, perché non è che vai a calcolare di preciso. Queste 3 reti sono un po' di più di 5 ettari. Pazzesco.